Buongiorno, buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di TV 2000. In apertura nel nostro TG la giornata politica, poco fa l'incontro tra Renzi e Berlusconi ad un anno dal patto del Nazareno. E mentre spuntano nuovi nomi per il Toto Quirinale, ad horas la riunione del Consiglio dei Ministri, dal quale si attendono importanti misure per il Paese. Augusto Cantelmi è per noi davanti a Palazzo Chigi. Buongiorno. Augusto, a te per tutti gli ultimi aggiornamenti. Eh sì, che è una giornata, ahimè, molto densa di appuntamenti politici per quanto riguarda la riforma della legge elettorale, la riforma della Costituzione, ma soprattutto per quanto riguarda i nomi per la corsa al Colle. Proprio poco fa, in questo momento, vedete dietro di me, qui a Palazzo Chigi, è uscito il vice segretario del Partito Democratico perché si è concluso esattamente da 10 minuti il sesto incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Soprattutto per quanto riguarda il nome del possibile candidato al Quirinale. Ieri c'è stato un preincontro tra Berlusconi e Alfano e ci sarebbero due nomi che quest'oggi Berlusconi ha presentato a Renzi per quanto riguarda la scalata al Colle. I nomi sarebbero quelli di Giuliano Amato e di Pier Ferdinando Casini. Vediamo quale sia stata la risposta di Renzi nelle prossime ore. Renzi che tra poco lascerà proprio Palazzo Chigi per dirigersi verso Palazzo Madama, dove avrà il colloquio con i senatori del PD, il secondo consecutivo, e dovrà in qualche modo trovare un accordo, una forma di dialogo con la minoranza del PD, non solo per quanto riguarda la legge elettorale in discussione e poi in votazione al Senato, ma soprattutto per quanto riguarda la possibile scelta di un nome condiviso all'interno del PD da contrapporre a quelli presentati, se non di Sezzi, di quelli presentati da Forza Italia, e così per raggiungere nelle prime votazioni, si dice la quarta, il nuovo Presidente della Repubblica il 29 gennaio, il primo giorno, quindi entro 2 o 3 giorni, il possibile nuovo inquilino del Colle. Ma oggi siamo qui anche perché c'è il Consiglio dei Ministri, che ovviamente è slittato, prima era stato convocato per le 13, è slittato alle 15 proprio per questi motivi politici. Vediamo, saremo curiosi anche di sentire, e lo diremo nelle prossime edizioni, quello che sta dicendo il vice segretario del PD sull'incontro con Berlusconi, se è stato positivo o meno, lo capiremo tra poco. Comunque, per quanto riguarda invece il Consiglio dei Ministri, il tema, il piatto forte del CD è la lotta al terrorismo. Si sta preparando un disegno di legge con alcune misure per contrastare il terrorismo. Si va da pene fino a 10 anni per i cosiddetti foreign fighters, ossia quei combattenti che dall'Italia vanno nelle aree di guerra dell'Iraq e della Siria e poi ritornano, poi il ritiro del passaporto per i sospetti, il reato ad hoc per punire chi organizza i viaggi dei cosiddetti combattenti jihadisti, oscurare i siti web di ispirazione di estremisti islamici, stretta sugli esplosivi per evitare la cosiddetta fabbricazione di quelli fai da te, e poi questo è anche un tema molto importante, la creazione di una procura nazionale dell'antiterrorismo. Sempre nel CDM si discuterà anche di banche, del sistema bancario, con la trasformazione degli istituti popolari, delle banche popolari in società per azioni, quindi aperte agli azionisti al momento. Quindi posso anche ridare la linea a Palazzo Chigi, perché andremo subito a informarci per novità che potremo anche dare nel corso del TG su come sia andato l'incontro tra Berlusconi e Renzi, e al momento la linea può tornare a voi, Clara. Grazie, grazie ad Augusto Cantelmi. Vi aggiorneremo ancora alle 18:30 nel corso del nostro TG. Intanto, nuovo orrore dell'ISIS in Iraq. 13 adolescenti sono stati uccisi a colpi di mitragliatrice a Mosul. Perché sorpresi, immaginate, a guardare in TV la partita della nazionale irachena di calcio. La strage, queste sono le immagini che si riferiscono al video che è stato diffuso proprio dall'ISIS, all'ultimatum di 72 ore al Giappone per liberare 2 ostaggi nipponici. Non cederemo al terrorismo, ha detto Tokyo, e in questo video dei miliziani la richiesta al governo di Tokyo di un riscatto pari a 180 milioni di euro.
E andiamo ancora avanti, e appunto dicevamo di una notizia, questa grave notizia trapelata da Mosul. Andiamo in Italia, torniamo in Italia, nella notte l'esplosione di una palazzina di 5 piani, c'è una vittima, almeno 13 feriti, si indaga sulle minacce di un'inquilina sfrattata, su un foglio avrebbe lasciato addirittura una rivendicazione. Luciano Piscaglia. Stanno valutando l'ipotesi che abbia origine dolosa. Gli inquirenti che indagano sull'esplosione nella notte di una palazzina alla periferia di Roma che ha causato un morto e 13 feriti. Su un'auto parcheggiata davanti all'edificio in via Giuseppe Galati è stato infatti trovato un biglietto con scritto «Il signore, la casa non ve la farà godere perché siete ladri». Si parla di una donna che abitava nell'appartamento al piano terra che aveva ricevuto un'ingiunzione di sfratto dal nuovo proprietario e, a quanto si apprende da un testimone, aveva minacciato di fare esplodere la casa. La bombola del gas che ha provocato la deflagrazione è stata trovata aperta all'ingresso dell'appartamento. La donna non era in casa. L'esplosione ha causato un incendio nel quale è morto per intossicazione un cinquantenne originario della provincia di Napoli che risiedeva al secondo piano della palazzina. Due persone per mettersi in salvo si sono lanciate in strada dal terzo piano dell'edificio. 13 complessivamente i feriti. Hanno subito danni anche alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Ed ancora cronaca, appalti pubblici pilotati nel Potentino in Basilicata. Il sindaco socialista di Melfi, Livio Valvano, è finito agli arresti domiciliari nell'ambito di una vasta indagine della polizia. Eseguite altre 4 ordinanze di custodia cautelare a carico di imprenditori, amministratori e dipendenti pubblici del comune in provincia di Potenza. Gli indagati sono accusati a vario titolo di turbata libertà di procedimenti di scelta del contraente, induzione indebita a dare o promettere beni e falso. Nuovo colpo dell'andrangheta all'andrangheta con 31 arresti, numerosi indagati ed il sequestro di 600 kg di droga e numerose armi da fuoco, ma l'aspetto più rilevante è il ritrovamento del cosiddetto codice San Luca, una sorta di libro mastro sui riti di iniziazione e di affiliazione alle 'ndrine. La Guardia di Finanza e la Squadra Mobile di Roma hanno infatti rinvenuto un quaderno con appunti che opportunamente decifrati hanno svelato contenuti e meccanismi procedurali arcaici che regolano l'affiliazione all'andrangheta, informazioni finora sospese tra tradizione e leggenda. Ed ancora temi di mafia calabrese a Cassano, allo Ionio, in provincia di Cosenza. I cittadini hanno ricordato il piccolo Cocò Campilongo, il bambino di 3 anni ucciso l'anno scorso e bruciato assieme al nonno e alla compagna dell'uomo. Il servizio è di Silvio Vitelli. È trascorso un anno da quando nel cielo di Cassano allo Ionio, Cosenza, si levavano palloncini, bianchi come la bara del piccolo Cocò. Una vita durata appena 3 anni, con entrambi i genitori in carcere, affidato a quel nonno con dei conti aperti con la criminalità. E così quello che poteva essere un regolamento di conti verso un singolo si è trasformato in tragedia familiare. 365 giorni dopo quella barbarie, in paese di palloncini se ne levano di nuovi, questa volta colorati, di speranza e pace. Scuole di ogni ordine e grado hanno ricordato il piccolo Cocò. Recite, letture, canzoni sotto lo slogan «Dal buio alla luce». Vivrà la sua vita con gioia e amore, costruendo sereno il mondo migliore. E il percorso è proprio questo, partiamo dalla guerra, attraverso queste poesie, partiamo dalla guerra per arrivare a poesie di pace, poesie di serenità, un mondo di serenità. Per le strade i manifesti dell'amministrazione comunale annunciano che la città non ha dimenticato e aspetta ancora giustizia e verità, informando dei tanti eventi previsti per questa speciale giornata della memoria. Mentre i ragazzi di Cassano lasciano parlare la musica, a Sibari scendono in campo altri studenti. Giochiamo sempre con la lealtà, è il messaggio che vogliono diffondere. Cassano è fatta da tante persone per bene, magari povere o senza lavoro, ma che vivono una vita dignitosa, sperando e cercando di dare un futuro migliore ai propri figli. Ed eccoli i figli di questo pezzo d'Italia spesso dimenticato. Vogliono crescere nella legalità e, perché no, magari con l'aiuto, dal cielo, di Cocò.
Tragico incendio a Roma, una badante filippina è morta mentre un'anziana di 80 anni è rimasta gravemente ferita in un rogo divampato la notte scorsa in via Cadlolo, nella zona nord della capitale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. La signora è stata trasportata al Policlinico Gemelli. Le fiamme sembra siano partite all'interno di uno studio nell'appartamento di proprietà della pensionata. La giovane filippina sarebbe morta per intossicazione da fumo. Buone notizie dall'India. Tommaso Bruno ed Elisabetta Buoncompagni possono tornare libere. I due italiani detenuti nell'Uttar Pradesh per il presunto omicidio del compagno di viaggio Francesco Montis potranno tornare presto liberi dopo 4 anni di carcere. Sono stati riconosciuti innocenti dalla Corte Suprema. La madre della presunta vittima si è sempre detta convinta della loro innocenza e certa che il figlio sia morto per le complicazioni di una malattia respiratoria che aveva già prima del viaggio. Ed ora in Argentina per il giallo della morte del procuratore Nisman, che accusava la presidenta Kirchner di aver insabbiato l'inchiesta su un attentato antisemita nel 1994. Nella notte manifestazioni di protesta in tutto il paese per chiedere verità sulla tragica fine del magistrato e giustizia per la strage. In una lettera l'inquilina della Casa Rosada solleva dubbi sull'inchiesta e tenta di discolparsi puntando il dito contro il quotidiano e il Clarín. Il servizio. Nella notte argentina il corpo del magistrato viene portato via. Alberto Nisman è stato trovato ucciso da un colpo di una calibro 22 nel suo appartamento al 13° piano a Porto Madero, il quartiere sul fiume di Buenos Aires, intorno alla mezzanotte. La sua collega Viviana Fein chiede prudenza, attendiamo l'autopsia, dice. Solo mercoledì Nisman aveva formalizzato il suo j'accuse contro la presidenta Cristina Kirchner e il suo entourage. Questa mattina avrebbe dovuto testimoniare davanti al congresso sul patto scellerato con Teheran per liberare i terroristi iraniani e libanesi colpevoli nel 94 di una strage compiuta davanti alla sede dell'AMIA, l'associazione ebraica di Buenos Aires. Per il procuratore Nisman, l'Argentina in crisi energetica avrebbe barattato petrolio con l'immunità per i responsabili dell'attentato. Il magistrato indagava dal 2004. Nel 2006 aveva firmato la richiesta di estradizione per 5 iraniani, compreso l'ex presidente Rafsanjani. Ma dalle intercettazioni in suo possesso sembra assodato che gli ultimi 3 presidenti argentini abbiano insabbiato l'inchiesta. Nisman, che di recente era stato minacciato di morte, si stupiva della sicurezza con cui parlavano e operavano gli accusati. Sulla sua scrivania la richiesta di procedere entro 6 mesi contro gli imputati eccellenti. Quell'estate piovosa del 94 la presidenta aveva pianto per le 85 vittime e i 150 feriti provocati dall'esplosione di un camioncino guidato da un kamikaze. Oggi l'Argentina spera che la commissione d'inchiesta non si fermi e continui a cercare la verità. In chiusura torniamo al viaggio in Asia di Papa Francesco nella conferenza stampa, nel volo di rientro in Vaticano che ieri abbiamo trasmesso in integrale. Bergoglio ha ricordato i momenti di tenerezza nelle visite e ha chiarito di nuovo le sue ultime dichiarazioni. Il Papa guarda comunque al futuro e ai prossimi viaggi, come ci racconta Francesco Durante. Nella mente e nel cuore di Francesco c'è tutta l'emozione delle intense giornate appena vissute. Gesti, i gesti veri della gente semplice, la gioia e le lacrime dei poveri, con i loro problemi, il loro dolore. Il Papa si commuove pensando a Christelle, la giovane volontaria morta durante la messa a Tacloban, nella zona colpita dal tifone Yolanda. Il suo pensiero corre alle vittime e ai sopravvissuti, al popolo di Dio in preghiera dopo quella catastrofe che quasi lo ha lasciato senza voce. E alla ragazzina che chiede piangendo perché soffrono i bambini. Cristiani dobbiamo chiedere la grazia di piangere, soprattutto i cristiani benestanti, e piangere sulle ingiustizie, e piangere sui peccati, perché il piangere ti apre a capire nuove realtà o nuove dimensioni della realtà. In volo da Manila a Roma, Francesco chiarisce anche cosa intendeva dire quando, rispondendo ai giornalisti sull'aereo dallo Sri Lanka, ha fatto l'esempio del pugno parlando della libertà di espressione. C'è libertà di espressione, una reazione violenta non è buona, è cattiva sempre, tutti d'accordo, ma nella pratica fermiamoci un po', perché siamo umani e rischiamo di provocare gli altri, e per questo la libertà deve essere accompagnata dalla prudenza.
Tra i vari argomenti affrontati c'è poi quello riguardante la colonizzazione ideologica della famiglia. Riporta l'esempio di un ministro della pubblica istruzione che aveva ottenuto un prestito per costruire scuole destinate ai poveri solo a condizione che negli istituti fosse adottato un libro che insegnava la teoria del gender. Questa è la colonizzazione ideologica. Entrano in un popolo con un'idea che niente da fare col popolo, sì, con gruppi del popolo, ma non col popolo, e colonizzano il popolo con un'idea, chi cambia o vuol cambiare una mentalità o una struttura. Papa Francesco è alla conclusione del suo settimo viaggio apostolico, però già tutto proiettato verso i suoi prossimi impegni pastorali internazionali. Quest'anno Repubblica Centrafricana e Uganda, ma anche gli Stati Uniti, Filadelfia, New York e Washington, poi tre paesi latinoamericani ancora in bozza, Ecuador, Bolivia e Paraguay, e infine. L'anno prossimo, Dio volente, vorrei fare, ma ancora non è previsto, Cile, Argentina e Uruguay. E Perù manca un po' lì, che non sappiamo dove metterlo, ma è questo. Ed è tutto per ora, l'informazione torna alle 18.30 con il nostro TG. Grazie per l'attenzione, buona giornata.